Barone Vassallo, siamo quasi al 27, 27 marzo 2023. Buonasera a tutti. È obiettivamente notte fonda. Sto tornando da una cena con dei ragazzi, con degli studenti universitari. Studenti universitari di buona famiglia, i quali molto spesso, mi rendo conto, che prendono il discorso sugli stili di vita e sulle canzoni che spopolavano negli anni 80 e 90. E quando parli con questi giovani, con questi ragazzi che probabilmente dalla vita hanno avuto tutto, hanno soldi, hanno gioventù, hanno bellezza, hanno cultura. Ragazzi che vengono da buona famiglia, ragazzi che hanno praticamente un futuro fatto di successi, probabilmente, un futuro fatto di porte aperte, perché quando tu, diciamo, hai cultura, hai le basi, hai una famiglia solida alle spalle, hai anche intelligenza, perché io sento questi giovani parlare e a parte, diciamo, una piccola minoranza di coviglioni che non capiscono un cazzo, la maggior parte sono comunque ragazzi intelligenti, molto intelligenti, che hanno capito per bene quello che abbiamo passato, qual era la verità, che vivono sapendo un particolare che è molto agghiacciante. Allora, io voglio farvi questa premessa. Quando mio padre o mio nonno mi raccontavano della loro giovinezza, del loro passato, raffiguravano la vita a loro volta di mio nonno nel caso di mio padre, del mio bisnonno nel caso di mio nonno, rappresentavano sempre la vita degli avi, delle persone che venivano prima di loro, come più dura, più difficile e meno ricca di cose belle. Mentre mio nonno, naturalmente, preferiva la vita che faceva negli anni 70 e 80 e 90, poi è morto. Perché? Perché veniva da un periodo di crisi, di guerra, di ristrettezze, e lui era felicissimo di non vivere più quella vita. Stessa cosa mio padre. Mio padre non veniva da un periodo di guerra, non veniva da un periodo di ristrettezze, però lui ha sempre rappresentato la vita che ha vissuto negli anni 60, 70, 80, 90, come una vita più bella di quella che a sua volta aveva fatto suo papà, o comunque di quella che lui aveva vissuto da quando era ragazzo fino ad andare alla maturità. Quindi una vita che andava verso qualcosa di più bello, verso qualcosa di migliore.
i ragazzi di oggi, e naturalmente non era questa la prima volta con cui io parlavo con questi giovani universitari, con questi ragazzi che hanno una preoccupazione per la loro vita, perché loro ti dicono: io sono geloso di chi ha vissuto gli anni 80 e 90 e anche i primi del 2000, perché io lo dico sempre, i primi anni del 2000, prima che entrasse l'euro, prima che comunque anche subito dopo l'euro c'è stato un periodo di benessere, loro la cosa che è ricorrente tra questi giovanotti cui non manca nulla nella vita, però loro non si sentirebbero mai di dire la loro generazione vive meglio, ad esempio, di una generazione nata negli anni 80 come la mia, di una generazione nata negli anni 70 come quella dei genitori, o di una generazione nata negli anni 50 come quella dei nonni o anche più indietro. In tutto questo c'è veramente da esserne preoccupati. Perché? Perché sappiamo che la vita non può essere sempre un crescere. Nella vita di tutti c'è un crescere e poi una decrescita. Così non dovrebbe essere nella civiltà. Civiltà, anno dopo anno, dovrebbe essere un miglioramento nella qualità della vita, un miglioramento nella durata della vita, un miglioramento nella bellezza della vita, nella gioia della vita. E invece questi ragazzi, io vedo che non hanno purtroppo speranze di un futuro migliore di quello che i loro persone che sono venute prima di loro hanno vissuto. Quindi questi giovani hanno invidia per chi è più grande di loro, perché chi è più grande di loro ha vissuto degli anni migliori di quelli che stanno vivendo loro. È logico che, per quanto tu possa dire, ma guarda, prendendo argomenti futili, come ad esempio, vi faccio un esempio, si parlava di quando conoscevi delle ragazze in giro, a quei tempi che non c'erano i social, io ho detto: ma tu sai quant'era brutto quando dovevi telefonare a casa, che non c'erano i cellulari e ti rispondeva il papà, la mamma, la nonna, il fratello. C'erano tante cose più belle, ma anche tante cose più brutte. Però loro purtroppo comprendono che i loro anni stanno diventando sempre di più anni di solitudine, anche se si è social, ma si è soli, perché in effetti non ci sono più i raggruppamenti al muretto, non ci sono più